Vi presento l'auto dell'anno, la Renault Scenic E-Tech Electric. È diventato dopo 27 anni circa un crossover, lo avevamo già visto. Si è rinnovato con questo stile sviluppato da Gilles Vidal, ma soprattutto poi ha diverse caratteristiche anche tecniche che la rendono una vettura molto interessante. Parto proprio dalla losanga con tutti questi elementi che la rendono davvero molto accattivante, ma anche da questi fari che sono diventati con questa proiezione un vero e proprio marchio di fabbrica, una vera e propria firma. Ecco, il modello che sto provando oggi per voi è la versione da 87 kWh e promette oltre 600 km di autonomia. Sarà così? Ma gli spunti di interesse non finiscono qui perché dentro promette davvero tanto spazio a bordo e soprattutto ha delle soluzioni per la vita di tutti i giorni davvero molto accattivanti. Insomma, se ho solleticato la vostra curiosità, beh, dopo la sigla la mettiamo alla prova qui tra le strade intorno a Malaga. Voi però mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube, cliccate sulla campanellina e iscrivetevi ai nostri canali social perché per voi magari è semplicemente un click, ma per noi fa davvero una grande differenza. Sarò sincero, fin da subito mi aveva colpito sia per la sua completa ormai trasformazione a crossover già iniziata con la generazione precedente, ma soprattutto perché Renault in questi ultimi anni sta investendo, secondo me, molto bene sull'elettrico. Certo, quali sono però i motivi per cui possiamo considerarla effettivamente l'auto dell'anno, l'auto migliore del 2024? Beh, vediamola un po' insieme, molto velocemente, perché dopo, insomma, l'analisi statica in Francia non voglio allungarmi troppo, voglio metterla alla prova, però ci sono alcuni elementi che secondo me vanno sottolineati. Innanzitutto, le dimensioni: 4,47 m, 1,87 m di larghezza, 1,59 m di altezza, un passo di 2,78 m. Sembra più massiccia, più mastodontica di quello che è, il che però è un bene perché sfrutta perfettamente, secondo me, le proporzioni disegnate, sviluppate da Gilles Vidal, e si può vedere dalla linea di cintura davvero molto alta. Guardate come rende tutto più massiccio, più sollevato, quindi più imponente, grazie anche a questi pneumatici, in questo caso da 20 pollici, e che si sposano bene, secondo me, con questo frontale, perché ha davvero una grande personalità. Ecco, forse negli ultimi anni le Renault peccavano un pochino, forse, sotto questo punto di vista, a mio modo di vedere, ora ne hanno acquistata tanta con questo nuovo corso stilistico abbinato anche all'elettrico. E anche questa zona anteriore con questi fari a LED davvero molto accattivanti, con questo sviluppo verticale che si effettivamente ricorda un po', insomma, guarda un po' il corso stilistico di Peugeot. Ma poi mi piacciono tutte queste piccole losanghe, se vogliamo, un po' stilizzate, che riprendono il nuovo logo. Insomma, una vettura che si fa notare, si fa vedere anche da lontano. Me ne sto accorgendo in queste giornate qua a Malaga, dove più di una persona effettivamente mi ha fermato, ma tanto massiccia fuori quanto però concettualmente anche spaziosa dentro, se ci pensate. Questo perché la piattaforma, che insomma fa da base anche per la Mégane E-Tech Electric o nell'alleanza Nissan-Renault anche con la Nissan Ariya, è la Ampere Medium, praticamente la CMF EV, e dona tanto spazio. Ecco, questo è uno degli elementi promessi più interessanti e più importanti, perché insomma sono uno dei cardini dell'elettrico. Che altro dire? Ve l'ho mostrata, insomma, davanti lateralmente, ve la mostro anche dietro, e secondo me qui, diciamo, è uno degli elementi più azzeccati, soprattutto questa zona del paraurti posteriore. Mostra comunque una ricercatezza, non solo in tema, comunque anche stilistico, perché qua c'è davvero una ricercatezza molto importante con questa bandella, ma sicuramente anche da un punto di vista di flussi da fare convogliare e migliorare quello che è il CX. Ultime parole poi ve le lascio anche per quanto riguarda questi proiettori posteriori, che riprendono un po' questo concetto, no, a freccia che abbiamo già visto davanti e che comunque potremo ritrovare anche dentro. Adesso però, dai, andiamo a vedere insieme il bagagliaio.
545 litri, un valore comunque nella media. Non mi piace tantissimo questo gradino molto profondo. Guardate, ve lo faccio vedere. La soglia di carico è piuttosto bassa, però insomma il gradino è piuttosto evidente, quindi non facilissimo magari caricare delle valigie o magari di tirarle su, però comunque spazio ordinato, luce di cortesia, presa accende sigari, ganci vari. È comunque un ambiente che insomma permette secondo me di stivare vari trolley da cabina e non sotto, però questo è un elemento davvero molto interessante, un ulteriore pozzetto con un carico massimo di 15 kg, utilissimo per poter stivare i cavi di ricarica. Questo è vero, è un bene, però se vogliamo è un po' in contrapposizione a un elemento negativo che adesso vi mostro. Sto parlando dell'assenza di un franco anteriore. Questo è un elemento che tecnicamente, quando c'è, è un grande punto di vantaggio per l'elettrico. Quando non c'è, significa che insomma qualcosa non va. Questa piattaforma, CMFV una volta chiamata, adesso chiamata Ampere Medium, effettivamente comporta la disposizione del motore in posizione anteriore e quindi di conseguenza, insomma, un'organizzazione degli spazi forse un pochino troppo tradizionale. Visto che ci sono, vi parlo anche della motorizzazione, ve l'ho già detto, sto mettendo alla prova oggi la versione da 87 kWh, che è abbinato a un motore da 220 cavalli, 160 kW, 300 Nm di coppia. È un motore che, come oramai da tradizione Renault, è a rotore avvolto con 8 differenti spire. Cosa significa? Significa che non vengono utilizzate terre rare, ma si utilizza semplicemente il rame. Quindi c'è anche, da un punto di vista filosofico e di natura, un motore che dovrebbe avere una spinta sempre comunque piuttosto progressiva. L'abbiamo già notato questo sulla Mégane, staremo a vedere se anche sulla Scenic sarà così, ma è interessante perché significa anche dare un'anima a queste vetture elettriche, poi che piacciono o no, però comunque la personalità è sempre fondamentale nelle auto. Saliamo a bordo immediatamente, vi mostro subito. L'ingresso è molto facile e comodo, io ve lo ricordo, sono sempre alto poco meno di 1,70 m, però devo dire, nessun impedimento, tanto spazio per la testa, praticamente oltre 20 cm, e al contempo tanto spazio anche per le ginocchia e per i piedi, ce n'è davvero tanto. Mi aspettavo un carterino qua, magari di gomma per non rovinare le scarpe. Ma tant'è, adesso vediamo l'abitacolo dal punto di vista, dal POV, di un passeggero posteriore. Bocchette di aria azione e doppia presa USB-C e anche una tasca davvero molto capiente e ben rivestita. Ma non sto qui a mostrarvi semplicemente una seduta, ma voglio mostrarvi una soluzione tanto geniale quanto semplice. Guardate, allora, questo a prima vista potrebbe essere un semplicissimo bracciolo, ma così non è, perché abbattendolo, guardate qua, che soluzioni, che espedienti. Si tira su quest'altra sezione e qui c'è innanzitutto uno spazio, tra l'altro, ecco qui, scamosciato, davvero molto comodo, con due ulteriori prese USB-C. Ma poi questo sistema chiamato Genius, guarda un po', con questi elementi, ecco qui, che sono regolabili a piacimento e che possono servire da poggia cellulare, poggia tablet, ci sono anche due portabicchieri, insomma, la vita a bordo così è davvero molto molto più comoda. E quindi si possono passare le ore in viaggio o magari durante una sosta di ricarica, sfruttando al meglio il tempo. Mi immagino magari chi ha anche dei figli, potrebbe essere una soluzione davvero molto intelligente. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Entro a bordo con il benvenuto di OpenR Link, ovvero il sistema infotainment, ma non solo, insomma, di gestione software di Renault, che ha sviluppato in collaborazione con Google. Adesso noi lo accendiamo così ve lo mostro per bene. Allora, è davvero molto interessante, sono davvero molto curioso, perché uno degli elementi, diciamo, cardine dell'auto elettrica è la possibilità di gestire al meglio le soste di carica, in modo tale che la gente
non si ritrovi in affanno, non si ritrovi in difficoltà magari con mille altre app, soprattutto durante la pianificazione di un viaggio, grande spauracchio per chi vive un'auto elettrica. E il sistema di Google fa esattamente questo, perché permette di gestire al meglio tutte queste dinamiche, permette anche di valutare e vedere quella che può essere una percentuale di carica residua una volta che si arriva a una colonnina o meno, una volta che si affronta un viaggio o meno. E questo è davvero molto interessante. Guardate, adesso mi sono spostato di poco dalla casa base e mi trovo quindi col 76% nel momento in cui arriverò, quindi è una stima del sistema davvero molto riuscita, davvero molto affine, perché chiaramente poi la cartografia è quella di Google. In più, se si riesce a prenotare una colonnina, magari sì, no? Attraverso anche un abbonamento, questo permetterà anche un preriscaldamento delle batterie. Questi erano tutti grandi vantaggi da parte di Tesla, che ha ancora il vantaggio della ricarica proprietaria, ma che oramai con questo sistema, insomma, può essere davvero avvicinato da parte di costruttori generalisti come Renault. Dunque, bene, molto bene. Adesso poi vi mostro ancora questo sistema infotainment, perché è davvero molto veloce, davvero molto interessante, perché chiaramente è Google integrato, quindi ha oltre 50 app a disposizione per vivere al meglio la vettura a bordo. Come potete vedere, poi dall'alto Android Auto, Apple CarPlay, si possono gestire più dispositivi. Insomma, è vero che un'automobile spesso non è considerata oramai più un'automobile in quanto tale, ma proprio uno strumento quasi a 360 gradi. Questo scatena talvolta anche un po' di discussioni, però per la vita a bordo, quando si ha qualcosa in più, può sempre andar bene. Vi mostro velocemente poi ancora anche il monitor di guida, perché è davvero molto chiaro. Adesso vi mostro, ecco qui, come cambia anche a seconda dei vari driving mode. Mi piace questo sistema che permette di vedere, gestire e valutare al meglio tutte le fasi di guida dal punto di vista, dal POV degli ADAS. Quindi davvero una visione molto piacevole. Prima di metterla alla prova, ultimi discorsi per quanto riguarda poi l'impronta carbonica, l'impronta energetica di questa vettura, perché è realizzata davvero con un grande quantitativo di materiali riciclati, tra cui anche il PET per la realizzazione di tessuti e dei sedili, plastiche riciclate. C'è tutto anche un circolo dal punto di vista proprio industriale di riutilizzo da parte di Renault, che è davvero molto interessante. Tra l'altro c'è un video sempre su Motor One e su Inside Viz fatto durante proprio la presentazione statica, ve lo lascio in descrizione se siete interessati a questi discorsi. Ultimissime parole per, ecco qua, il cassettino porta oggetti abbastanza profondo e ammortizzato. E infine, dolcis in fundo, anche il tetto panoramico con questo sistema di polimeri che si riesce, quindi ecco qua, guardate, a gestire con un tocco di mano, ecco qua, in maniera attiva, e che quindi offre davvero un bel effetto e tra l'altro migliora anche il benessere ambientale in tema di raffrescamento o meno, visto che comunque non fa passare i raggi solari, pur mantenendo comunque la luce. Ora basta chiacchiere, mettiamola alla prova. Sapete, spesso si dice che l'auto elettrica non abbia personalità, eppure vi assicuro che fin dai primi metri in cui ho iniziato a guidare, in questo primo contatto tra le strade intorno a Malaga, questa Renault Scenic E-Tech Electric, il primo pensiero è stato: è una Renault, mi ricorda la Megane, certo con le dovute proporzioni, eppure quell'anima l'ho percepita immediatamente. Sarà stata l'erogazione della coppia motrice, sarà stato che il motore, un sincrono adotore avvolto con 8 spire, dunque non a magneti permanenti, magari è praticamente lo stesso. Sarà che queste auto elettriche possono essere gestite, gli si può offrire una certa anima lavorando in termini di software. È un bene? È un male? Certo, quando si parla di motori termici, 4-5 cilindri, 6 cilindri, AV in linea alla disposizione, è chiaro che stiamo parlando di un qualcosa anche di romantico e di piacevole. Ma se lo dovessimo rapportare comunque a un mezzo che fa delle prestazioni dinamiche, il suo principio,
La Renault Scenic E-Tech Electric è una crossover che deve essere funzionale, buona da guidare per poter affrontare anche dei viaggi fuori porta, comoda in città e comunque anche con un ottimo livello di qualità percepita durante la guida. Insomma, non deve stancare, non deve affaticare, deve essere insomma una macchina valida per tutti i giorni. Ecco perché tante volte questa diatriba effettivamente non la comprendo fino in fondo. E mi sta piacendo questa macchina in questi primi chilometri di questo primo contatto perché offre comunque delle caratteristiche ben definite. Innanzitutto il posizionamento del motore è all'anteriore, dunque la trazione è davanti. Questo non è uno degli elementi migliori in assoluto per un'auto elettrica, anche per una questione di ingombri, ma anche per una ripartizione del carico sia in fase di accelerazione che in fase di frenata. Eppure quest'auto è decisamente equilibrata e me ne sono accorto sia nel traffico che in queste curve fuori porta. Il merito è dato da un punto di vista meccanico e anche software dalla regolazione del pedale dell'acceleratore e quindi dall'erogazione stessa, perché è sempre molto morbida, è sempre molto progressiva, non è mai troppo impattante, non è mai troppo invadente, e questo mi piace perché comunque è funzionale. Allo stesso modo anche l'escursione del pedale dell'acceleratore ha una giusta lunghezza. Devo dire invece che sul pedale del freno ho qualche piccola riserva in più, perché ha un certo mordente, sì, ma anche una lieve spugnosità nella prima fase. È un qualcosa che non mi piace del tutto, ma che comunque, e vengo al principio anche legato all'anima di questa vettura, si può regolare, si può gestire attraverso il cosiddetto tasto multisense e quindi i cosiddetti driving mode, che possono variare quello che è un carattere, pur mantenendosi però all'interno di quei confini che Renault gli vuole imprimere, perché il sistema multisense permette di guidare, ecco, in comfort come in questo caso, con modalità eco oppure anche con modalità sport, o infine anche con una modalità personalizzata che varia l'erogazione del pedale dell'acceleratore, il carico sul pedale del freno, il carico sul comando volante, ma anche il quantitativo di rollio, quindi il sostegno da parte degli ammortizzatori. Tutto però rimane all'interno di quei parametri, come vi dicevo. Per farvi capire, è chiaro che una mappatura sport sia più impattante, però rimane sempre progressiva. Ecco l'anima che vi dicevo all'inizio. Questo significa dare coerenza a una vettura che deve essere un'auto di famiglia. Il comando del volante innanzitutto mi piace nella sua conformazione, praticamente intagliato sopra e sotto, ha una buona impugnatura e la corona è sufficientemente grande. Non c'è un punto morto, quindi è piuttosto diretto, ma comunque al contempo ha anche un carico sufficientemente leggero. Il tutto con un'auto che, nonostante la sua mole, comunque da crossover, ha innanzitutto un peso non eccessivo per essere un'elettrica, sia chiaro, perché ci troviamo comunque al di sotto della soglia delle 2 tonnellate. Sì, è tanto, effettivamente, 2000 kg sono sempre tanti, però ci troviamo sempre sotto, considerando che sto guidando la versione con il pacco batteria più grande, come vi ho detto anche prima, da 87 kWh. E poi apprezzo anche la comodità di questa vettura. La posizione di guida è sufficientemente rialzata, anche in questo caso mi ricorda un po' la Megane, perché non è troppo alta nonostante le varie regolazioni, tanto da sentirsi quasi sovrastanti il cofano. No, ci si ritrova comunque giustamente leggermente incassati, ma la percezione dei limiti della carrozzeria davanti è chiara, è palese, i montanti non ingombrano, non danno fastidio anche sulle svolte a sinistra oppure a destra, e anche la linea dei finestrini comunque non infastidisce, non rende troppo avvolti, quindi in un certo senso anzi quasi claustrofobici. La visibilità posteriore, visto che ci sono, ve la racconto, è buona, potrei dire anzi forse sufficiente, ma comunque in aiuto interviene una telecamera che quindi permette di avere anche un buon controllo di quello che sta accadendo dietro. E poi
va detto che il comportamento dinamico di questa vettura è sorprendente. Mi spiego meglio, mi aspettavo comunque un mezzo equilibrato, come vi ho detto prima, però comunque un mezzo che avesse un certo grado di rollio e anche dei trasferimenti di carico longitudinali, quindi di beccheggio, fosse abbastanza importante, proprio per un fattore di comodità. Eppure, vuoi per la regolazione degli ammortizzatori, vuoi per il baricentro basso dato dal posizionamento del pacco batteria, questa Scenic, devo dire, ha un rollio davvero ben contenuto. E il merito, secondo me, è dato anche dal lavoro, chiaramente, delle sospensioni, che quindi fanno poggiare bene gli pneumatici in una certa qual maniera quando c'è un coricamento laterale. Tra l'altro, sospensioni, ve lo ricordo, MacPherson davanti, 3,5 link dietro. Cosa mi è piaciuto però di meno? Beh, innanzitutto, soprattutto magari sulle strade un po' più in salita o anche in discesa, comunque con alcune pendenze, beh, una piccola tendenza allo slittamento quando si affonda sul pedale dell'acceleratore l'ho avvertita. Evidentemente è una questione anche di regolazione elettronica. Per il resto devo dire che si tratta veramente di una macchina godibile per viaggiare in estrema serenità, in estrema scioltezza e anche sicurezza, perché in questi primi chilometri ho avuto modo anche di provare un pochino gli ADAS. Mi piace questo radar, che poi è anche ben visibile in termini di informazioni qui sul monitor di guida, che riesce a percepire alla perfezione i segnali stradali, che gestisce molto bene la centratura all'interno della corsia stessa e che comunque riesce anche a gestire il mantenitore della velocità in maniera intelligente, rapportandosi anche alle vetture che si hanno davanti, o qualsiasi mezzo, qualsiasi ostacolo che si ha davanti, devo dire con un software molto elaborato, dal punto di vista grafico anche molto interessante, ricorda un po' l'autopilot di Tesla, devo dire, ma comunque è davvero molto funzionale. E questo significa affrontare dei chilometri in scioltezza, in serenità, in sicurezza e, non ultimo, anche con un buonissimo livello di insonorizzazione anche a velocità praticamente autostradali, perché in Spagna si va a 120 km/h. Ora però mi fermo, basta chiacchiere, facciamo un ultimissimo recap su questa Renault Scenic E-Tech Electric. Considerazioni finali su questo primo contatto con la Renault Scenic E-Tech Electric. Cosa mi è piaciuto, cosa mi è piaciuto meno? Inizio da cosa mi è piaciuto. Innanzitutto il consumo, ve lo mostro immediatamente, 16,2 kWh su 100 km, davvero niente male. Mi è piaciuto meno l'indovinometro sui chilometri, perché siamo partiti con oltre 625 km e insomma 466 con il 78% di energia forse non è proprio una stima azzeccatissima, ma tant'è, bisogna sempre guardare, soprattutto con le elettriche principalmente, la carica residua in termini percentuali e poi comunque anche il consumo buono, visto anche il percorso variegato, città, extraurbano e anche autostrada che però in Spagna a 120 km/h. Non abbiamo voluto poi tra l'altro sfidare la Guardia Civile per ovvi motivi. Mi è piaciuto anche il modo con cui si è guidato, comodo, rilassato, confortevole. Mi è piaciuta anche la personalità della vettura, perché non viene snaturata. Talvolta i vari driving mode delle vetture cambiano molto la natura stessa dell'auto. Il fatto che rimanga coerente, pur comunque variando quelle che sono le sue caratteristiche, mi piace, perché mi offre un senso di personalità, che poi è una questione di gusti, soggettiva, però comunque questo significa che la vettura ha un'anima ben stabilita, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Ecco, in tema di guida non ho apprezzato tantissimo la spugnosità del pedale del freno in alcuni frangenti, che comunque si sistema, si aggiusta a cambiando quelli che sono i driving mode, niente di così impattante effettivamente. E sì, allo stesso modo, nonostante i paddle al volante, che ho sempre apprezzato anche sulla Megane, in fase di frenata, in fase di trasferimento di carico sull'anteriore, si avvertiva come la rigenerazione non riuscisse a far offrire in termini di feedback quella sensazione
di maggiore sicurezza. Si avvertiva che il carico della rigenerazione stessa andava sulle stesse ruote anteriori, che erano quelle che chiaramente dovevano supportare poi tutto il peso. Mi è piaciuto molto il sistema infotainment con il sistema Google integrato, perché ti offre una maggiore sicurezza anche in una eventuale pianificazione, così come ho apprezzato molto, devo dire, e non me l'aspettavo, questo tetto panoramico con questo sistema di polimeri, perché riesce anche a raffrescare a seconda dell'eventualità maggiormente l'ambiente. Poi per una casa generalista davvero niente male. La qualità percepita è nella media, è nella norma, non mi aspettavo nulla di più, nulla di meno. Tra gli elementi meno positivi, beh, sicuramente la ricarica in corrente continua, che non ho provato, quindi non so bene la curva di ricarica com'è. Però effettivamente a 150 kW c'è chi fa molto meglio, soprattutto considerando il pacco batteria da 87 kWh, ma al contempo apprezzo molto, sempre da parte di Renault, il caricatore Chameleon, che permette quindi di avere la ricarica in corrente alternata a 22 kW. Questo è uno standard che secondo me per tutte le auto elettriche dovrebbe essere basilare, optional o meno, ci deve essere. Perché questo significa modulare al meglio e gestire al meglio la ricarica in corrente alternata durante le fasi della giornata. Ultimissime parole, per quanto riguarda i prezzi, si parte da poco più di 40.000 euro per la versione da 60 kWh, mentre si parte da circa 47.000 euro per la versione che abbiamo messo in prova da 87 kWh, quindi con 160 kW di potenza, 300 Nm, pacco batteria sempre LG CEM, ma con meno moduli, perché chiaramente le batterie stesse a lama sono un po' più grandi, quindi hanno una densità energetica anche differente. Non è poco, quasi 50.000 euro, si sale a 50.000 euro almeno, insomma, a seconda di quelli che sono gli optional e quant'altro, però comunque secondo me è in linea con quello che offre oggi il mercato, considerando anche la bontà di questo prodotto, perché va sottolineata al netto dei gusti soggettivi. Voi piuttosto cosa ne pensate di questa Renault Scenic E-Tech Electric? Merita il titolo di auto dell'anno? Perché non me lo scrivete qui sotto nei commenti? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!